alcuni amici, siti web che stanno parlando di noi. Grazie a Peppino mi sono ricordato di loro. Uno è l'Osservatore Flegreo, l'altro è Giuli News, KL e Napoli Nord Magazine. Poi abbiamo il saluto attraverso Riccardo Musto che è in sala dell'Ordine dei giornalisti. Loro sono in mezzo a noi, non sono presenti perché sono a Roma al Consiglio nazionale dell'Ordine, ma c'è Riccardo Musto, revisore dei conti dell'Ordine, che rappresenta in questa sala l'Ordine giornalista a livello ufficiale, e poi il saluto dell'intero Consiglio regionale dell'Ordine, quale quello di Mimmo Falco, Ottavio Lucarelli e Claudio Ciotra, che oltre ad essere consiglieri dell'Ordine sono anche degli amici. Saluto, ci salutava poco fa il consigliere regionale Gennaro Rocera, che doveva andare via. Lo ringraziamo della sua presenza, come ringrazio tutti gli amici addetti ai lavori della politica e non chiamare uno significa dimenticare gli altri, ce ne sono tanti. Ringrazio i ragazzi della scuola calcio Luigi Vitale che sono presenti, loro oltre ad essere calciatori saranno anche loro protagonisti di questo sito e come attori, ma anche, sai bene, infatti Stefano che se c'è me è giovanissimo, i ragazzi usano il computer in una maniera fantastica. Infatti per presentare, prima di presentare Stefano che era il più piccolo fino a poco tempo fa, nonostante che sia in questo importante strumento di informazione che è il nostro portale, è ufficialmente il nostro webmaster, da pochi giorni si è fatto superare da Alessia Fraiese che è addirittura più piccola di lui. Volevo cogliere l'occasione anche per farveli conoscere i ragazzi di questa lezione, sono presenti, come non usiamo metterle foto, prima o poi faremo anche questo, poi le vedrete sul sito, là sono presenti le foto, voglio chiamarvele a uno per farvele conoscere. Rosa e Concetta Alvino, Antonio Botta, però fatevi vedere, Imma Castronuovo, la nostra avvocato, io mi sento avvocato Setola, mi sento coperto e tranquillo con Imma Castronuovo, che tu sai, lui l'avvocato Setola è giornalista, calciatore e avvocato, sai bene le insidie del mondo politico per quelli che scrivono, quindi avere un avvocato in squadra, civilista e amministrativista, è un fatto positivo per tutti quanti noi, mi sento più tranquillo. Diego Catalano che purtroppo è assente, Stefano D'Angelo a fianco a me, Alessia Fraiese, la più giovane del gruppo, Annalisa Grimaldi, Daniela Iavolato, eccola lì, Gilda Longhi che parlerà dopo, Marcella Mastrobuono, professore Navarra, il più giovane in mezzo a noi, la professoressa Assunta Pagliuca, Serena Percuoco che non è presente perché lavora a Roma alla Camera dei Deputati, Valeria Postiglione, giovanissima new entry, bravissima, Fulvio Buzzone che è a Milano, Daniela Ribellino, un'altra nuova entrata, giovanissima, Sonia Tabacco che è a fianco a me, un'altra anima, anzi a proposito di Sonia vorrei ringraziare i compagni, i compagni, i mariti, i fidanzati che hanno tanta pazienza e tanta sopportazione perché